È così che è scritto. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi e dopo averlo fatto arrestare lo mise in prigione affidandolo alla custodia di 4 picchetti, di 4 soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendette nella cella, e l'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: alzati presto. E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo disse: vestiti e mettiti i sandali. E Pietro fece così, e poi gli disse ancora: mettiti il mantello e seguimi. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era in realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. E come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì davanti a loro. E uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. E Pietro, dunque consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. E dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: tu sei pazza. Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano: il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare, e come ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. E poi disse: fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. E quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, processò le guardie e comandò che fossero condotte al supplizio. E poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Fino qua la parola del Signore. È un passo che sicuramente conosciamo e avremo avuto modo già in altre occasioni di riflettere su questo testo. È ricco di spunti di riflessione, ricco di momenti dove il nostro cuore viene catturato da questo passaggio della scrittura, di come il Signore sa intervenire in favore dei suoi. È il testo, un testo forse uno dei testi maggiormente indicativi della potenza della preghiera. Ecco, è un testo che ci parla proprio di preghiera, ci parla che quando ci rivolgiamo al Signore la preghiera ha la sua valenza spirituale, perché senza preghiera, fratello, dobbiamo dire, non c'è risposta. Non è che possiamo pensare che il Signore ci risponde senza pregare, e non è possibile. Solitamente a una richiesta, una preghiera, poi c'è una risposta. E quindi è l'importanza della preghiera. È un testo che ci dice proprio che solo attraverso la preghiera noi troviamo il bisogno esaudito nella nostra vita da parte del Signore. Vedete, c'era qui questo Erode che voleva in qualche modo
togliere di mezzo la Chiesa, o perlomeno diciamo i principali esponenti, gli apostoli, no? Prima abbiamo letto che ha fatto uccidere Giacomo. E quindi questo Erode, che si sente, tra virgolette, forte, si sente, come dire, con il coltello dalla parte del manico, ma non ha fatto i conti col Signore. Perché vedete, tante volte sembra che il male avanza, sembra che le cose devono andare in una certa maniera, sembra che, come dire, sono sempre le cose malvagie che devono trionfare. Invece vi voglio dire questa mattina che invece è il Signore che vince. E quindi non ha fatto i conti con Dio, pensando di avere una piena autorità su tutto, ma lui non ha autorità su niente, perché il Signore, quando interviene, è sopra ogni cosa. Lui è davvero il sovrano della nostra vita. E quindi da questo testo notiamo che c'è stata una preghiera. Il testo ci ricorda che delle fervide preghiere erano fatte a lui dalla Chiesa. Ecco, delle preghiere che vengono elevate al Signore. E la cosa che ci fa riflettere è che queste preghiere che sono state elevate al Signore, fervide preghiere, poi dice ancora più avanti che c'erano molti fratelli riuniti in preghiera davanti al Signore, finalmente dopo questa preghiera è arrivata la risposta. È arrivata la risposta da parte di Dio, in una situazione dove avremmo detto noi oggi, insomma, ormai Giacomo è morto, Pietro è stato incarcerato, è stato legato, incatenato, ormai le cose devono andare, diciamo, in quella direzione. E invece il Signore ha sempre lui l'ultima parola su tutto. Noi diamo delle sentenze tante volte, noi diciamo basta, ormai non c'è più speranza, ormai non può cambiare nulla, ormai questa è la mia vita, ormai queste sono le cose che devo affrontare. Noi diamo delle sentenze definitive, ma invece il Signore è lui che ha l'ultima parola. È sempre lui che decide per mettere in atto il suo piano. C'è stata questa bella preghiera, una fervida preghiera di tutti questi bei fratelli e sorelle che adoravano, ringraziavano il nome del Signore. E la mia riflessione questa mattina, leggendo questo testo, che come vi dicevo è ricco veramente di grandi insegnamenti spirituali, di riflessione, è che quando è arrivata la risposta da parte di Dio, questi discepoli non l'hanno riconosciuta. Non l'hanno riconosciuta per un semplice fatto, perché abbiamo letto che Pietro stava davanti alla porta e questa serva di nome Erode, avendo sentito la sua voce, corse dentro, no, ad annunciare ai discepoli: guardate che Pietro è stato liberato. E c'era Pietro, la risposta di Dio, dietro questa porta. E la risposta del Signore era arrivata. E infatti abbiamo letto al versetto 16, Pietro intanto continuava a bussare e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. E allora io questa mattina voglio dirvi la mia riflessione, che voglio condividere insieme con voi questa mattina, è che sicuramente anche io e te stiamo pregando per qualcosa. Sicuramente anche io e te stiamo pregando per qualcosa che abbiamo bisogno dell'intervento di Dio. Sicuramente c'è un problema, una difficoltà, una situazione che ci preoccupa, e noi la prima cosa che facciamo qual è? È rivolgersi a Dio e pregare il Signore e lasciare che sia Lui a intervenire nelle nostre vite. E sicuramente tutti noi abbiamo una preghiera che eleviamo al Signore, dove ci aspettiamo che il Signore mandi la sua risposta. E io voglio dirvi questa mattina che il Signore ha provveduto quella risposta, che il Signore ha mandato quella risposta. Ma vedete, tante volte tra noi e la risposta di Dio c'è una porta. C'è una porta che non la apre il Signore. Quelle che apre Dio le abbiamo letto, no? C'era una porta di ferro e Lui l'ha spalancata. C'erano dei ceppi e Lui li ha rotti. C'erano delle catene e Lui le ha spezzate.
È arrivato l'angelo del Signore, ha liberato Pietro e il Signore ha fatto un'opera gloriosa di liberazione, perché ci sono solo delle cose che Dio può aprire e quello che Dio apre è davvero nessuno può chiudere. Gloria a Dio. E questa è una gloriosa realtà. Abbiamo letto che il Signore ha operato potentemente, ma all'arrivo della risposta, della preghiera della Chiesa, c'era una porta e abbiamo letto che quella porta andava aperta. Allora io voglio dirti questa mattina che fra te e la risposta di Dio, fra te e la benedizione del Signore, c'è questa porta che dobbiamo aprire, che dobbiamo mettere in atto la nostra fede, perché la risposta di Dio ti è già arrivata. La risposta del Signore Dio l'ha già provveduta. La risposta del Signore è già a disposizione, ma noi non vogliamo piangere dietro quella porta, non vogliamo sbattere i pugni dietro quella porta in qualche modo pensando che le nostre difficoltà non possono essere vinte dal Signore. Noi questa mattina invece non vogliamo rimanere dietro quella porta a sbattere i piedi, ma questa mattina, per il nome di Gesù Cristo, la tua risposta è dietro quella porta. E quando noi la apriamo per fede, riconosciamo che la parola di Dio giunge al nostro cuore perché abbiamo fatto una preghiera al Signore, allora quella risposta si adempie, si apre nella nostra vita. Forse sei dietro quella porta dello scoraggiamento, non hai più il coraggio di aprirla, non hai più la forza di aprirla, hai pregato tanto, è tanto ti sei speso davanti a Dio, quante lacrime versate e ginocchia piegate, ti sei stancato, ti sei stancata, sei dietro la porta dello scoraggiamento, sei senza le forze, ma il Signore invece questa mattina ti vuole incoraggiare, e se apri quella porta, esci da quello scoraggiamento, noterai che la risposta di Dio è già arrivata, che la risposta del Signore è già a disposizione, che è già lì pronta ad essere messa in atto nella nostra vita. E allora forse ti trovi anche dietro quella porta del dubbio, dell'incertezza. Non che non abbiamo fede nel Signore. Vedete, questi discepoli avevano fede in Dio, pregavano, ma non si aspettavano la risposta. Non pensavano che la risposta arrivasse così immediata, così gloriosa, così inaspettata, in una maniera particolare, benedetta da parte del Signore. E io vi voglio dire che tante volte un po' siamo anche noi così. Preghiamo, diciamo nel nome di Gesù, facciamo delle preghiere, ma nel nostro cuore tante volte abbiamo proprio il dubbio se il Signore ascolta, ma il Signore mi risponderà, ma il Signore figurati se può fare una cosa del genere. Noi preghiamo, diciamo delle parole, ma tante volte nel nostro cuore quasi mettiamo in discussione l'opera di Dio. Io invece vi voglio dire questa mattina che il Signore invece non è cambiato e continuerà a essere lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ha operato per Pietro, ha risposto a quelle preghiere, continuerà a farlo. Vedete, in questo testo della scrittura notiamo che la Chiesa non solo arrivava da un periodo, diciamo, di gloria, miracoli, segni e prodigi, credenti che si convertivano, chiese che si fondavano, e poi iniziamo a notare dal capitolo 7, il capitolo 8 inizia la persecuzione della Chiesa. Iniziano non più la gloria, lo splendore, inizia la prova, inizia la difficoltà. In altre parole, il Signore vaglia la sua Chiesa. E quanti ancora questa mattina, come questo testo ci suggerisce, elevano fervide preghiere al Signore, il Signore manda ancora le sue risposte, e sono delle risposte soprannaturali. Sono delle risposte celesti, non hanno niente a che vedere con quelle che sono le cose umane, ma sono delle risposte che arrivano dal cielo. E forse anche tu stai aspettando la risposta del Signore. Non stare dietro quella porta del dubbio, non stare dietro quella porta dell'incertezza, ma nel nome di Gesù Cristo credi alla sua parola, apri quella porta perché la risposta è arrivata. Allora vedete che il Signore desidera aiutarci ad avere questa piena consapevolezza. È bello leggere che quando Pietro è stato liberato, abbiamo letto che c'era questa Maria, madre di Giovanni,
dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. E dopo aver bussato alla porta, chissà quante volte il Signore sta bussando, e chissà quante volte il Signore ti sta dicendo, quante volte il Signore sta continuando a incoraggiarti, e bussa, e ti dice: guarda che io sono qui, non sei solo, non sei sola, non ti lascio nella disperazione, non ti lascio nell'agitazione, non ti lascio in balia degli eventi, mi voglio prendere cura di te, voglio darti la risposta che stai tanto chiedendo al Signore. Quante volte il Signore bussa, vuole entrare, vuole farci vedere la sua gloria, ma noi imperterriti rimaniamo dietro quella porta. Io voglio dirvi invece questa mattina che nel nome di Gesù Cristo noi possiamo aprire quella porta, uscire fuori dalle nostre mancanze, dai nostri dolori, dalle nostre circostanze, e finalmente vedere che la risposta del Signore è arrivata nella nostra vita. Io voglio ringraziare Dio, vedete, la risposta del Signore era arrivata e era lì dietro quella porta, e quella porta andava aperta. Mi piace notare che vedete, il Signore cita delle persone in qualche modo a noi sconosciute, che non hanno, diciamo, un valore di importanza, diciamo così, elevato, ma il Signore cita il nome di questa serva Erode. Sapete, io voglio ringraziare il Signore perché in questo contesto storico si narravano le gesta degli imperatori, dei grandi regni, delle persone piene di cultura, di grandi filosofi, si metteva in rilievo le persone più importanti della terra di quel tempo. E invece il Signore, per lo Spirito di Dio, ci fa notare questa semplice serva di nome Rode, e che va a annunciare che la risposta di Dio è arrivata. Benedetto il nome del Signore per tutti quei semplici credenti che non amano avere l'etichetta, che non amano essere chiamati con i titoli, ma quando Dio li vede può dire: un mio servo, una mia serva. Gloria al nome del Signore. È questo quello che più di ogni altro deve gratificare la nostra vita, ed è questo quello che davvero poi fa la differenza nel vedere operare il Signore. E allora questa mattina io e te non vogliamo più rimanere dietro quella porta per piangerci addosso, per essere pieni di rammarico e di cose che non ci fanno stare sereni davanti al Signore. Non vogliamo rimanerci, ma vogliamo, come dice qui il testo, quando hanno aperto, videro e rimasero stupiti. Vogliamo dire che il Signore questa mattina ancora ha quella risposta potente e gloriosa. La Bibbia dice, e questo è scritto nel libro dell'Apocalisse: io sto alla porta e busso, e dice non che io apro, ma chi apre quella porta, io entrerò e cenerò con lui e lui insieme con me. Allora questa mattina vedete il Signore che continua a bussare. Perché disperarti? Perché stare nella tristezza? Perché stare nell'angoscia? Perché stare nella preoccupazione quando Dio bussa alla porta del tuo cuore? E quando noi lasciamo entrare la sua parola, quando lasciamo entrare la sua presenza, quando lasciamo entrare lo Spirito di Dio che ci aiuta a ricordarci che siamo nuove creature, e allora sì che quando eleviamo la nostra preghiera è quella preghiera fervida, non quella preghiera che siamo abituati a citare, ma è quella preghiera che ti nasce da dentro, dal cuore. Quella preghiera che veramente fa la differenza. Allora questa mattina io voglio pregare insieme con voi il Signore che delle porte questa mattina devono essere aperte nel nome di Gesù Cristo. Non è più tempo di stare dietro quella porta a piangerti addosso. Questa mattina il Signore ti chiede un atto di fede, un atto di fiducia alla sua parola. Sapete, in questi tempi che stiamo vivendo, che sono tempi particolari, si dicono difficili, anche se i tempi difficili sono sempre stati, non è che adesso scopriamo, stiamo scoprendo l'acqua calda, i tempi difficili sono sempre stati in tutte le epoche,
Ci sono stati tempi difficili. E sapete, in tempi difficili c'è qualcosa che mi preoccupa e tante volte mi spaventa. E allora qualcuno potrà dire, sì, l'avversario spaventa. E dico, no, l'avversario non mi spaventa, perché lui nel nome di Gesù Cristo si deve solo piegare. Non ha nessuna autorità. Allora qualcuno pensa, ti spaventa la pandemia. No, la pandemia non mi spaventa. Io sono nelle mani del Signore e Dio si prende cura delle sue pecore. E qualcuno può pensare, allora ti spaventa la morte. Sì, è vero, è qualcosa che dovremmo affrontare, ma io credo in quello che Gesù ha detto, io sono la resurrezione e la vita. Sapete cosa mi spaventa, cosa mi preoccupa? Quando una chiesa non prega, quando c'è un credente che si arrende, quando c'è un credente che non dà preziosità alle cose di Dio, quello mi preoccupa, mi spaventa. E io voglio pregare insieme con voi invece questa mattina, perché io e te non dobbiamo stare dietro quella porta, ma se la apriamo nel nome di Gesù Cristo, il Signore ha già mandato la sua risposta. Ricevi questa mattina nel nome di Gesù, ricevi questa mattina nel nome di Gesù, perché il Signore ha ascoltato, vede e sente il bisogno che c'è per l'anima nostra questa mattina. E allora insieme vogliamo pregare al Signore, perché vedete, questo testo ci ricorda che quando hanno aperto quella porta rimasero stupiti, e la Bibbia dice che ci fu grande gioia per quella gloriosa e potente risposta. Allora vedete che c'è differenza: finché stai dietro quella porta c'è solo tristezza, ma quando invece nel nome di Gesù, per fede, accogli l'invito della parola del Signore, tu passi dalla tristezza alla gioia, passi da una condizione di pesantezza a essere alleggerito. E noi vogliamo pregare al Signore perché questa mattina Dio possa aiutarci, come fecero questi discepoli. Quando ebbero aperto, videro la risposta del Signore. Io e te la vogliamo vedere la risposta del Signore? Sì, certo che vogliamo. E allora vogliamo accostarci a Dio e chiedere al Signore che Dio possa operare nelle nostre vite, in Cristo Gesù, il nostro Signore Salvatore, il Benedetto in eterno. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, qualche minuto, vogliamo pregare il Signore. Mentre i fratelli della musica preparano il canto 812, canto 812, vogliamo spendere qualche minuto davanti alla presenza del Signore. Io sto alla porta e busso. Questa mattina il Signore cerca qualcuno che ha fede in Lui e che apre quella porta. Io sto alla porta e busso. E il Signore ti sta dicendo che la risposta l'ha provveduta. Voglio portare quella benedizione sulla tua vita, sulla tua casa, sulle tue cose. Forse ci sono cose che ti stanno spaventando, ci sono cose che stanno arrecando timore alla tua vita. Non stare dietro quella porta. Il Signore ti sta bussando, ti sta chiamando affinché tu possa gioire invece della sicurezza di Dio, della presenza di Dio, della salvezza di Dio, della liberazione di Dio. E questa mattina il Signore sta bussando alla tua porta. Aprila nel nome di Gesù Cristo, questa mattina, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Oh, tante porte si apriranno, tante risposte arriveranno questa mattina. E noi vogliamo pregare al Signore. È vero, fratelli, non possiamo fare appelli, ci sono delle regole, le vogliamo rispettare. Ma voglio dirti questa mattina, lì dove sei, alza la tua mano e insieme vogliamo pregare al Signore. Questa mattina vogliamo pregare al Signore insieme. Vogliamo che Dio possa operare. Grazie, Signore, queste mani alzate. Vogliamo pregare il Signore. Non vogliamo più stare dietro quella porta dello scoraggiamento, del dubbio, dell'incertezza. Questa mattina invece vogliamo uscire e aprire nel nome di Gesù Cristo, alleluia, e trovare piena serenità, piena pace nel cuore, dove la benedizione di Dio scende sulle nostre vite, alleluia. Benedetto il nome del Signore, alleluia, gloria al tuo nome. Signore, opera questa mattina, opera, Signore, alleluia. Quanto hanno alzato la mano, Signore, benedicili grandemente, Signore.
affinché tu possa operare e rispondere con potenza. Ti ringraziamo, Padre Celeste. Benedetto il tuo nome, Signore. Vogliamo adorare il Signore. I fratelli adesso ci intoneranno questo canto e poi insieme vogliamo adorare Dio. Prendiamoci del tempo per ringraziare e benedire il nome del Signore. Alleluia, gloria al nome di Gesù. Gloria al nome del Signore. Alleluia, gloria a Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Signore, grazie che la risposta arriva. Alleluia. Gloria al tuo nome. Alleluia. Ciò che occhio non ha visto ed orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui. Tu vedrai la risposta arriverà, il Signore opererà ciò che Lui ha detto, lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Ciò che occhio non ha visto ed orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui. Tu vedrai la risposta arriverà, il Signore opererà ciò che Lui ha detto, lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai. Al nome del Signore, alleluia, gloria a Dio, alleluia, benedetto il tuo nome.